Allora, buongiorno a tutti. Questo è il castello del Parco del Valentino, che si trova a Torino. È una ricostruzione del 1884, però è una ricostruzione fedele. E qui possiamo anche vedere delle cose che non vediamo più oggi in un borgo medievale, ma ne vediamo le tracce. Cominciamo ad esempio da questi buchi che stanno sulle mura. Questi servivano sia in fase di costruzione sia in fase di manutenzione per infilare i pali, perché non avevano le impalcature, quindi infilavano i pali, facevano ci mettevano le tavole sopra e ci camminavano, sia per la manutenzione appunto e in fase anche di costruzione. Nel Medioevo erano molto frequenti le costruzioni esterne di legno, che oggi nei nostri quartieri non vediamo più perché sono cadute nel tempo e non più ripristinate. Una cosa interessante è il ponte levatoio. Qui vediamo le due zanche superiori che tiravano le catene che poi tiravano su il ponte. Qui è finto tutto, il ponte pure non funziona, però il meccanismo c'è. Meccanismo che veniva azionato all'interno da questo contrappeso. Questo contrappeso che... Ecco qua, contrappeso che tirava sul ponte. Poi il portone veniva chiuso. Era una via di più per impedire l'ingresso a chi attaccava. Scusate, ma manca una parte importante, il dietro delle torri. Questa è la torre sopra la porta d'accesso alla città. Vedete i ballatoi che adesso noi non vediamo più all'interno delle torri. Le torri da dietro le vediamo vuote, senza nulla. In realtà invece c'erano tutti questi ballatoi dove passavano tutti i soldati. E al tempo stesso la cosa, dice, perché non la chiudevano pure dietro la torre? Semplice, perché se fosse in caso che i nemici avessero preso la torre, dall'interno era facilissimo colpirli con le frecce e con le balestre. A tutto c'era un perché. Oh, accanto alla porta d'ingresso, una cosa che vediamo spesso nei borghi, quelli più puri, anche del Viterbese, lo sto inquadrando, ci sono due o tre turisti davanti, il forno del borgo. Medioevo, gli edifici erano tutti disegnati e colorati di fuori. Sopra l'abitazione, sotto la bottega, e qui viene riprodotta fedelmente. Una cosa interessante è la fogna, riprodotta così com'era, a cielo aperto, qui dalla fontana all'acqua scorre e va giù. Altra cosa interessante, questa magari tralasciamo perché potrei solo immaginare cosa dovrebbe riprodurre, perché in genere alle porte venivano appesi i cadaveri di quelli giustiziati, poteva servire a quello. Spesso e volentieri, girando per Viterbo, si vedono delle zanche sulle pareti accanto alle finestre. Ecco, servivano a questo scopo qua. Qui in parte si vede perché servivano per metterci le tende, semplicemente. Ecco la classica bottega medievale con gli sportelloni che venivano alzati e poi la sera richiusi, la sera al tramonto. Ecco qua. Vedete tutte le finestre, ci sono questi pali. Molto spesso anche, come vedete, le tettoie esterne, sia per la pioggia che anche per il sole. Qui ricostruzione di un'altra porta con chiusura a cancellatura di legno. E qui ecco qua, questa è una riproduzione eccezionale, questo borgo. Ed ecco qua come poteva essere appunto da fuori una bottega, situazioni che ritroviamo spesso in Italia, insomma. Andiamo avanti, perché poi adesso andremo a vedere un'altra cosa interessante, che nel tempo, ecco, carina questa finitura delle finestre che troviamo anche a Viterbo. E la cosa che vediamo invece lassù è il balcone. I balconi c'erano, ma erano fatti di legno.
Quindi anche sulle pareti delle case, quando vediamo i buchi, non sono solo i buchi che servivano per la manutenzione, ma anche per i balconi. Qui è praticamente un accesso a una cantina per lo scarico del materiale. Qui c'è una cosa molto poco medievale, ma è una macchina da stampa. Molto poco medievale. Andiamo di qua. Qui hanno riprodotto veramente in maniera eccellente. Ecco lassù un ballatoio. Un balcone. Bah, diciamo che possiamo anche chiudere qui. Arrivederci.